contribuzione che c'è stato nel suo intervento, che sicuramente la ringrazio moltissimo, e poteva forse procedere senza corruzione. E naturalmente invito chiunque si senta offeso o comunque indignato di quello che si dice qui, che noi non tratteniamo la sala e l'intera carta, può naturalmente lasciare senza disturbare tutto il resto della scuola. La sessione che doveva essere coordinata da me si è terminata, do la parola alla mia signora Toniolo che segue i lavori. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, auguro una buona giornata e ringrazio da qui i compagni di lavoro di questa impresa. È stata una bella esperienza anche prepararla, perché tutte le organizzazioni che hanno partecipato sono pienamente convinte di questa battaglia, anche se abbiamo anche visto già qualche reazione, anche se è una battaglia veramente complessa. La collaborazione del settore nuovi diritti della CGIL nazionale in particolare con il Comitato per i diritti civili delle prostitute risale a quasi 20 anni fa. Abbiamo immediatamente stretto con loro il desiderio di lavorare insieme. Abbiamo naturalmente poi avuto rapporti anche con altre associazioni, però quelle con cui abbiamo avuto una comunanza di idee rispetto al tema dell'autodeterminazione, della laicità, con cui vogliamo trattare questo argomento, sono sempre state Pia Covere e Carla Corso. Quando siamo partiti, la situazione che ci veniva prospettata era quella, come diceva spesso Carla Corso nelle sue interviste, che la situazione fosse che la prostituzione fosse una situazione della vita e che quindi non voleva schedature, non voleva regolamentazioni, non voleva passare attraverso nessuna, diciamo, chiamiamola burocrazia o la stessa idea di legalizzazione che stiamo proponendo. Naturalmente gli anni passano, il mondo cambia, certe situazioni rimangono aderenti, diciamo, al loro spirito di inizio, però si trovano coinvolti in una società che ha molti aspetti mutevoli, e quello che ci è venuto, la richiesta che ci è venuta da parte del mondo del lavoro sessuale, in particolare dopo la conferenza di Bruxelles, di cui noi vediamo poi, diciamo, espressi meglio i termini nel filmato che viene proiettato dopo, diciamo che in particolare da allora si è fatta avanti la necessità, la proposta, l'istanza da parte del mondo della prostituzione di passare da una situazione in cui appunto la questione rimaneva avvolta in un limbo anche per desiderio delle prostitute e dei prostituti, di passare a una situazione in cui il lavoro sessuale venga in qualche modo finalmente accettato a pieno titolo e si fissino dei canoni, le prostitute e i prostituti abbiano riconosciuto una loro dignità di persona e ovviamente fatto una netta distinzione tra i campi dove avviene lo sfruttamento
e invece dove c'è una prostituzione che potrebbe essere definita volontaria. Quindi è una situazione assai complessa, molto difficile da costruire, è un passaggio complicato perché si urtano molte sensibilità, per esempio certo femminismo, per esempio naturalmente abbiamo tutta una parte relativa alla all'Italia che pare essere una sorta di dipendenza del Vaticano e quindi una forte ingerenza della Chiesa, in particolare della Chiesa Cattolica. Non ci sono preclusioni da parte del sindacato alla costruzione di questa posizione lavorativa delle persone che esercitano il lavoro sessuale. Naturalmente, appunto, come ho detto, è una storia complessa, non si risolve dall'oggi al domani. Ci sono stati anche degli incontri con Susanna Camusso, il Comitato delle Prostitute, le Graziose. No, ripeto, non c'è preclusione, ma bisogna costruire questa situazione in base a quanto ci suggerisce l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, gli input che ci dà la Commissione Europea, che già da molto tempo parla di autodeterminazione anche in questo campo. Ovviamente, dato che prostitute e prostituti, anzi lavoratori e lavoratrici del sesso sono da tempo sottoposti a pagare le tasse, che è sempre una, diciamo, un'osservazione, un discorso, un punto dolente che trova sempre, come dire, una obiezione forte da parte della società nel fatto che questa dovere di appartenenza allo Stato non sarebbe esercitato, ma adesso tramite il redditometro, altri strumenti, anche le prostitute e i prostituti ricevono cartelle delle tasse. Ci sono le violenze di cui abbiamo parlato, c'è il pesante pregiudizio che è molto difficile da abbattere, nonostante che, diciamo, il lavoro sessuale sia particolarmente florido sempre. Quindi l'idea che questa situazione della vita diventi una situazione legalizzata, una situazione che abbia una sua dignità al di là, diciamo, della maggiore o minore civiltà dei paesi in cui le persone si trovano, e che arrivi finalmente anche in Italia, ci porta a un lavoro molto serio da fare. Come compagni di strada di questo panel, io ho Lilli Chiaromonte della Rete Consumatori e Gianni Meuti del Sindacato di Polizia vicino alla CGIL o della CGIL. Quindi inviterei a parlare Lilli Chiaromonte della Federconsumatori. Dalla prima parte del dibattito sono complessi e io ringrazio chi ha sottolineato in particolare questo aspetto. Parliamo di lavoro, di lavoratori e lavoratrici del sesso, perché questo consente di dare dignità a questa attività e a queste persone. Ma ringrazio anche chi ha detto parliamo di sesso, quindi non dimentichiamo che il sesso ha tutto un, come dire, è una parte vitale della nostra vita, purtroppo spesso mercificata, sfruttata, eccetera, però è una parte nobile, diciamo così, che viene molto spesso, appunto, avvilita, mercificata, criminalizzata. Quindi sono questioni complesse e io non ho né particolari proposte da fare se non delle riflessioni, ma soprattutto voglio dire che non sono qui a nome
diciamo così, del cliente o del prestatore ultimo, assolutamente. Io vengo qui a parlare di problemi che riguardano i diritti, le libertà, la dignità delle persone, sapendo che la situazione in cui ci stiamo muovendo è molto molto difficile e io sono sconcertata dalla per esempio da questo fatto battere cassa perché è una, come dire, una ulteriore strumentalizzazione, ma è anche una povertà, diciamo così, di ragionamento, di linguaggio che mi angustia, perché quando parliamo appunto di scambi di lavoro, io faccio riferimento anche, mi viene subito fatto di pensare di come anche il mercato del lavoro ha subito, diciamo così, delle lesioni fortissime, e quindi non riesco a ragionare, cioè non riesco a recepire le sollecitazioni perché ho delle reazioni immediate rispetto alla situazione generale. A me non dispiacerebbe che tutti i redditi fossero tassati, perché io faccio parte ancora di una generazione e di un modo di pensare per cui il bene comune, collettivo, eccetera, deve vedere partecipi tutti in funzione. Però in una realtà come il nostro paese, in cui non riusciamo a far pagare le tasse a chi ha grandi capitali, a chi porta i capitali all'estero, a chi è titolare di Elco, adesso voglio, non voglio fare battute ad effetto, insomma, non riusciamo a far pagare le tasse a chi ha redditi e capitali enormi, e dico, come pensiamo di utilizzare, cioè come può essere utile, efficace questa ipotesi, no? Allora, mi sta benissimo l'idea, diamo dignità al lavoro, rispettiamo i diritti, e questo va benissimo, però poi divento perplessa quando lo strumento è quello del prelievo fiscale, diciamo così, proprio perché c'è una debolezza cronica rispetto a come lo Stato esercita alcune funzioni, riconosce alcuni diritti e poi interviene in termini di equità, in termini di giustizia, di proporzionalità. Su questo, scusate, io ammetto subito una mia difficoltà anche nel fare i ragionamenti e nel tentare di dare un contributo. Mentre dico questo, continuo a riflettere anche su tutto, quindi su tutto l'aspetto prelievo fiscale, anche l'aspetto mercato del lavoro, e questa, diciamo così, il discorso mercato, che poi ingentiliamo col business, così diventa un mercato un pochino più accettabile, però è tutto da vedere, da rendere legittimo, in qualche modo, da rendere fruibile il mercato in termini di scambio in qualche modo paritario. E allora, per essere sintetica, in un paese in cui ancora la domanda di sesso è molto ancora maschilista, molto ancora maschilista, in un paese in cui esiste ancora, diciamo così, un razzismo fortissimo, e anche la normativa che riguarda l'ingresso e il lavoro dei migranti è ancora così lacunoso e difficile gestire e realizzare in termini di equità, in termini di rispetto dei diritti, eccetera. È complesso, diciamo così, utilizzare il concetto di mercato e di lavoro sessuale in una situazione in cui il paese ha queste grosse carenze. Detto questo, però, non mi voglio, allora, diciamo così, ma non solo, in un paese che è ancora fortemente connotato da attività criminali e da traffici criminali pesantissimi, quindi, diciamo così, dobbiamo collocare il discorso, secondo me molto interessante, che si sta facendo oggi, però dobbiamo collocarlo in questa situazione, che non vuole essere di disperazione, prendetemi bene, ma vuole essere di comprendere come si va avanti, con chi si va avanti, quali strumenti ci diamo per affermare alcune cose, per evitare che anche proposte equilibrate, e comunque che ci fanno fare dei passi avanti, che ci fanno uscire dalla palude, dal limbo, dal silenzio e dallo sfruttamento, possano essere, come dire, cancellate da una verifica in termini di Parlamento o altro, perché questo, secondo me, dobbiamo
avere le idee, portare le idee, affinarle, confrontarle, ma anche poi pensare ad un percorso che in qualche modo ci consente di ottenere dei risultati. E allora vi faccio un esempio: io ho l'impressione che con questo Parlamento sarebbe assolutamente difficile e complesso, a meno di nuovi, imprevisti, come dire, vantaggi elettorali da parte di qualche forza politica, di poter portare a compimento un percorso di questo genere. Fatta questa premessa molto di persona che vorrebbe trovare le soluzioni, ma si sente, come dire, confusa, ma soprattutto non vede i percorsi da fare. Allora, detto questo, mi porto gli occhiali perché ormai non ci vedo più tanto bene, volevo fare alcune considerazioni veloci. I tentativi di porre in qualche modo limiti, o non dico fine, ma insomma limiti alla prostituzione sono falliti un po' dappertutto. E non solo sono falliti, ma dimostrano anche, diciamo così, questa inutilità, ma anche ancora un'esigenza, diciamo così, di mettere a tacere, di nascondere, di non far vedere, più che di affrontare il problema e trovare soluzioni. E, è inutile che vi dico quali, eccetera, ma insomma hanno solo prodotto, diciamo così, confusione. E, c'è qualche eccezione, per esempio il sindaco De Magistris, che ha detto assolutamente io alcune cose non le farò, eccetera. Il ministro Cancellieri che dice abbiamo le armi spuntate su questa partita delle prostituzioni. I costi economici di questi interventi io non sono assolutamente in grado di dare indicazioni, forse non è nemmeno necessario quantificare dal punto di vista economico, diciamo che l'importante è che sono stati tentativi assolutamente inutili. Però voglio riferire di un recente studio che ha fatto il Censis, che aumenta il mio allarme, perché questo studio ci dice che c'è una ancora resta altissima una domanda da parte dei cittadini del nostro paese di misure restrittive. Il 71,% degli intervistati, che diventa il 79,1% degli ultra 65 anni, perché diciamo che poi c'è un problema anche di invecchiamento della popolazione, non solo di globalizzazione dei mercati, dei capitali, dei lavori, eccetera, ma c'è anche questo, chiede misure restrittive. Una domanda, cioè si parla proprio di proibizionismo, che si esprime in termini di ripristino di autorità, di legge e di ordine. Ora, il Censis dice anche che è un segnale di a contrario di impotenza, di incapacità nel generare meccanismi autoregolatori. Vabbè, io adesso non voglio entrare, voglio dire che questo però è non solo i limiti, diciamo così, nel nostro paese, a gestire anche le norme, le leggi che abbiamo, gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per intervenire rispetto appunto all'illegalità e rispetto delle persone umane e dei diritti, ma c'è anche, diciamo così, un contesto sociale che non ha recepito alcune questioni e che si esprime in maniera abbastanza pericolosa. Sulle norme a disposizione, c'è già stato un intervento assolutamente autorevole, quindi non voglio entrare nel merito, però volevo, proprio perché la Federconsumatori aveva fatto uno studio in passato, eccetera, sottolineare che oltre appunto c'è questa famosa sentenza della Corte di Cassazione del 2010 che ha stabilito che anche la prostituzione in quanto attività lecita è soggetta a tassazione, quindi potrebbe, come dire, essere utilizzata rispetto ad alcune ipotesi che si stanno facendo anche in questa circostanza, in questa occasione. Però era stato, qui lo voglio fare perché secondo me stiamo entrando nel merito di alcune questioni, la Federconsumatori aveva sottolineato come ci sono due leggi in particolare, quella che riguarda il contrasto al lavoro nero e all'evasione fiscale del 2006, la 242, e la legge del 93 che riguarda i correttivi della finanza pubblica, eccetera, le quali leggi sostengono, certo in cose marginali, diciamo così,
ma sostengono che i proventi da prostituzione non sono tassabili. Riconferma questa cosa, quindi a prescindere da quello che dice la legge Merlin, eccetera, c'è questo aspetto, quindi c'è una contraddizione rispetto alla normativa vigente. Questo non per rendere più difficili i nostri ragionamenti, ma per tenere presente anche, diciamo così, i percorsi da fare, eventualmente gli interventi da realizzare. Ecco, fatta questo piccolo contributo in termini tecnici, io ritengo che noi non possiamo ignorare anche il fatto che, sono d'accordo, lavoro sessuale, lavoratrici e lavoratori del sesso, ma sono anche, bisogna tener conto che tutto questo in un mondo globalizzato e con le tecnologie informatiche, con i processi di globalizzazione, in tutta questa situazione che rende in qualche modo nuovo il rapporto, la possibilità di mettersi in contatto, la possibilità di scambiare, resta però, io qui mi interrogo, uno scambio assolutamente asimmetrico. Asimmetrico. Io non voglio più parlare di vittime, voglio parlare di scelte, però rimane, almeno da quello che vedo, che leggo, ho la sensazione, non la sensazione, ho la certezza che si tratta ancora di uno scambio asimmetrico e che comunque la prestazione sessuale in quanto, fra virgolette, oggetto di scambio di scambio di denaro è purtroppo in qualche modo avvilita, perché diventa uno scambio mercantile. Cioè, in una fase della nostra esistenza in cui il mercato è al centro di tutto, non solo non risolve i problemi, ma in qualche modo quando parliamo di prestazioni sessuali e di rapporto e di lavoro sessuale, e questo secondo me non può essere ignorato. Quindi questo è un interrogativo che mi pongo per dire cosa? Che le riflessioni che vengono fatte, le proposte che vengono fatte, io sono molto d'accordo nel riprendere in mano la proposta Lucidi, perché era stato comunque un lavoro già riprendere, nel senso non sprecare quel lavoro fatto allora, rivedere alcune cose, le proposte che venivano fatte anche qui, di allargare le tutele, ma non solo prevedere che alcune tutele siano valide anche per la lavoratrice del sessuale immigrata, ma che siano rispettate alcune leggi fondamentali, alcuni diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini immigrati. Ancora di più dico, i diritti di tutte quelle persone che non solo vivono nel nostro paese, ma magari transitano anche per un periodo breve nel nostro paese. Cioè, c'è un problema di diritti fondamentali che riguarda al limite anche chi sta qui soltanto alcune settimane. Quindi il problema in questo senso lo vedo, diciamo così, complesso. Sono d'accordo quindi nel tentativo di allargare, di aggiornare, diciamo così, e di percorrere la strada del lavoro sessuale, sapendo però, come dice anche Lilo, che quando parliamo di lavoro sessuale sappiamo che il lavoro sessuale è fortemente condizionato dalle scelte, dalle condizioni economiche e lavorative dei paesi in cui questo si svolge o tra i paesi attraverso i quali si hanno questi scambi. Anche lì lo dice, noi sappiamo che, voglio dire, se si mortifica il lavoro retribuito e si riduce il costo del lavoro e si fanno determinate scelte, diciamo così, di profitto, tra virgolette, queste spesso incidono anche sulle condizioni di prestazione sessuale, sulle condizioni di sfruttamento delle prestazioni sessuali, eccetera, eccetera. Quindi non sono percorsi separati. E allora, per tentare, insomma, di dare un contributo, è benissimo fare questo passo avanti rispetto al lavoro. Non parliamo più di prostituzione, o parliamo di prostituzioni in senso più... Rimettiamo al centro l'autodeterminazione, e la libera scelta, questo mi sembra, rimettiamo al centro la dignità delle persone, per cui comunque vanno rispettate come persone, eccetera, però teniamo conto dei contesti in cui operiamo. E quindi
Io credo che bisogna contemporaneamente riprendere la grossa battaglia contro il razzismo, altrimenti non riusciremo mai a garantire i diritti delle lavoratrici del sesso straniere. E quindi riprendiamo la battaglia anche contro il sessismo. Guardate che su questo io forse ho una, come dire, una percezione sbagliata, però insomma le strade sono piene di ragazze giovanissime, straniere, e dire che sono tutte libere scelte faccio proprio una grande fatica. Altro è poi il sesso online, altro è il sesso, cioè esiste anche questo, però le due situazioni hanno un peso specifico diverso, quindi nell'affrontare il problema, quindi io non dico non lo facciamo, dico soltanto teniamo presente che esiste questo. Io capisco chi dice basta parlare delle vittime della prostituzione, cioè, benissimo, sono d'accordo, è un femminismo forse in qualche modo adattato, però la realtà cosa ci dice? Allora io non voglio ripercorrere le strade del femminismo che pure ho conosciuto, quindi voglio dire, però dico soltanto facciamo, guardiamo la realtà con gli obiettivi che ci siamo dati e costruiamo percorsi e relazioni, io credo anche nuove rispetto a queste tematiche, perché altrimenti mi prende lo sconforto e mi vedo, come dire, battuta già in partenza rispetto ad alcune rivendicazioni, alcuni percorsi che sono audaci rispetto alla situazione. Quindi, a fronte di una situazione in cui lo sfruttamento lavorativo cresce, perché non diminuisce, il razzismo purtroppo c'è, il sessismo rimane, non illudiamoci che solo cambiando noi un atteggiamento rispetto allo scambio sessuale e al lavoro sessuale si possano cambiare non solo le coscienze ma soprattutto gli strumenti, i diritti e le condizioni di vita e di lavoro in cui ci troviamo. Grazie. Corsi molto complessi ed è assolutamente giusto mettere tutto in discussione e approfondire obiezioni anche diciamo in qualche modo difficili da, vorremmo tutti che trovarci in una situazione in cui le soluzioni sono a portata di mano. In realtà nemmeno è vero che noi non vogliamo parlare di vittime, cioè, noi ne parliamo, ma in questa occasione abbiamo voluto affrontare la situazione da un punto di vista un po' diverso, diciamo che iniziative sulla tratta, sulla riduzione in schiavitù sono molto frequenti, volevamo in qualche modo affrontare un aspetto del lavoro sessuale proprio in vista di costruire una realtà in cui poi automaticamente lo sfruttamento delle persone, di donne, uomini e minori fosse in qualche modo limitato anche da questo. Vogliamo rientrare un po' su Roma, nel senso che adesso parlerà Gianni Meuti del sindacato di polizia SILP della CGIL, ma pensavo a Roma perché quando Alemanno produsse le prime ordinanze, che poi reitera a tempo con cadenza regolare per ostacolare la prostituzione su Roma, chi ho avuto più vicino come indignazione ma anche come, come dire, reazione sarcastica, perché quello si meritava, sono stati proprio i compagni del SIP, che probabilmente avrebbero dovuto andare a misurare i centimetri delle minigonne di alcune signore che prima forse non lo trovavano inerente alla loro professione. Invito quindi a parlare Gianni Nervi, segreteria nazionale SIP.
Sì, io intanto ringrazio l'area per i diritti della CGIL e ringraziando loro, ringrazio le altre associazioni che hanno organizzato questa giornata per averci coinvolto a partecipare, per averci coinvolto a intervenire a questa iniziativa. Crediamo che i punti di vista, le visioni, più sono a 360 gradi, più riescono ad affrontare il problema nel miglior modo possibile. Quindi ringraziamento anche interessato, perché ci preme molto occuparci anche non solo di quelle che sono le questioni della nostra categoria, ma di quelle che in qualche modo hanno un riflesso sociale con ricadute necessariamente di tipo lavorativo, di tipo occupazionale, di tipo di impegno professionale da parte della categoria che rappresentiamo. Io inizio con un interrogativo che poi in qualche modo si è sviluppato anche nei primi interventi che ci sono stati, un interrogativo che è da sempre, che è diffuso. La prostituzione, ovvero come è stata chiamata prima, in cui io mi leggo anch'io, condivido quell'espressione che è il lavoro legale del sesso, se sia un fenomeno sociale o un problema di sicurezza pubblica. Noi crediamo, lo dico subito, sciolgo l'interrogativo, lo dico subito qual è la nostra posizione, per noi è un fenomeno sociale, non è un problema di sicurezza pubblica, sia chiaro questo. Ma dentro questo interrogativo chiaramente sono sviluppate le discussioni di questi anni, di questi decenni, di questo, dell'ultimo secolo, se vogliamo dire, dalla legge Merlin in poi. E non è un caso se le azioni di contrasto risentono fortemente di aspetti di momenti storico e politici e di riflessi culturali e ideologici. Non è un caso se ovviamente nel 2007 è stato citato qui, nel 2007 è stato avviato un gruppo di lavoro per arrivare chiaramente a una soluzione, quantomeno studiare il fenomeno, capire le ragioni, cercare di trovare delle soluzioni. Quindi un approccio diverso rispetto alla questione, rispetto a quello che è successo dal 2008 e poi. È chiaro che i momenti storici e politici sono significativi in fenomeni come questi e non possono essere non presi in considerazione. Nel 2008, e qui per parlare un attimo nel dettaglio di alcune questioni che ovviamente ci hanno riguardato e alcune siamo intervenuti fortemente, vi sono state le prime azioni, tante quella presenza politica, quelle presenze politiche forti, qualcuno in ambito istituzionale ha capito che era il caso di cercare di frenare qualcosa che poi non sarebbe stato più controllabile. E tanto che poi il flop delle ronde esce così. Per arrivare al secondo pacchetto sicurezza del 2010, quando addirittura il tentativo fu quello, il tentativo nel decreto legge era scritto che il prefetto dispone l'obbligatorietà di disporre in base all'ordinanza di un sindaco, prefetto che è l'emanazione dello Stato sul territorio, che è colui che rappresenta lo Stato in termini di ordine e sicurezza pubblica, doveva disporre. Punto. Anche qui, forte intervento, comunicati stampa, prese di posizione pubbliche e fortunatamente in sede di conversione si è passati da una logica di disporre pure semplice, quindi obbligatoriamente, a una valutazione del prefetto di volta in volta e se ravvisa necessità può coinvolgere quelle che sono le presenze degli operatori di polizia, delle polizie a carattere nazionale. Questo è quello che è avvenuto ovviamente in questi ultimi 3-4 anni, che ovviamente denota, come dire, un'attenzione al problema di tipo, come dire, repressivo, ma un repressivo che serve esclusivamente a dare un'immagine, una parvenza, un tentativo di far vedere che si vuole risolvere il problema, ma che di fatto poi fondamentalmente il problema rimane lì. Non interessa che venga risolto, perché non interessa affrontarlo dal punto di vista più giusto, e qui torna all'interrogativo iniziale, che è il fenomeno sociale, e come affrontarlo, e come risolverlo attraverso chiaramente processi che vanno nella direzione, che è quello qua del titolo della conferenza di oggi, della legalizzazione della prostituzione, che è un percorso, se non il percorso forse, dell'affrontare il fenomeno sociale. Questo credo che si è voluto fare. Allora il cambiamento storico-politico non è indifferente rispetto a quello che avviene poi nelle azioni che le politiche, che le istituzioni mettono in campo. È chiaro che cambiano le questioni, cambiano i punti di vista, cambiano i punti di azione che vengono percorsi in una certa direzione rispetto a un'altra. E allora, solo per citare, a me ha fatto un po' rabbrividire la storia di Bologna. Mi ha fatto rabbrividire. E lo dico, senza se c'è qualcuno anche appartenente a quel corpo non mi interessa, non che lo sappiano, ma mi ha fatto rabbrividire. E pensate che ci siano operatori che... È meglio che i blocchi
Sì, operatori che vadano sul territorio e che vadano a schedare. Posso dare il dato di 200? Sì, sì, ce l'ho, lo stavo dando. Ah, ecco. Sì, ci sono stati 253 operatori impegnati in 72 posti di controllo per individuare, anche questo è un dato che fa capire, forse era meglio che non davano questi dati, 248 prostituti. Voglio dire, signore, in 3 mesi, sì. Allora, voglio dire, questo è un dato che a me ha fatto rabbrividire solo perché è stato fatto, e questa è una cosa che viene messa lì, e che ovviamente appartiene alla mia sfera culturale del sindacato che sto qui rappresentando, e che ovviamente rappresenta alcuni valori che noi abbiamo, ma che ovviamente mette in risalto quanto sia inutile quel tipo di attività, quel tipo di azione, quel tipo di intervento. È inutile innanzitutto in termini culturali, sociali, ideologici, tutto quello che vogliamo, ma è anche inutile in termini di risultato, in termini proprio di risultato vero e proprio. Se pensiamo che un operatore di polizia, qui parlo delle polizie a carattere nazionale, dato medio, ovviamente sto dando un dato medio, ma ci sono anche cifre più alte e cifre più basse, stiamo parlando di 3.000 euro lordi mensili, lordi, stiamo ben attenti, perché poi diventano 1.400, 1.500, 1.600 euro dato netto medio, per lo Stato hanno un costo di 100-130 euro al giorno. Non è normale questo, impiegare delle forze che poi di fatto servono solo a dire a una persona che va ovviamente rispettata nel quello che sta facendo, quanto guadagna, se c'ha uno che la protegge, cioè, a parte l'imbarazzo di queste domande che poi dice, le lascio a voi, ma è chiaramente imbarazzante. Come è assurdo che a Roma sono stati fatti, e questi sono dati della FPCGL Polizia Locale, 21.000 operazioni anticostituzione con sole 600 sanzioni. Questi sono dati che mettono in risalto l'inutilità di questi provvedimenti, l'inutilità dell'attuazione di questi provvedimenti, soprattutto perché ovviamente mettono in risalto l'enorme costo che c'è dietro tutti questi, un costo in un momento in cui, e qui sta la vera contraddizione di questi ultimi anni, in cui le risorse vengono tagliate alla sicurezza. Sono 3 anni che noi denunciamo queste cose. L'ultimo governo, tolto questo qui, che è quindi, parentesi di cui non voglio fare cenni, ma che chiaramente ovviamente per noi rappresenta una, speriamo, una breve parentesi. Ma il governo precedente ha tagliato circa 3 miliardi di risorse alla sicurezza, signori. 3 miliardi significa meno equipaggi, meno macchine, meno manutenzione, meno equipaggiamento, meno tutto. E contemporaneamente ora vengono utilizzate quelle risorse che ancora ci sono, con un blocco del turnover, quindi con una carenza d'organico paurosa che abbiamo attualmente in tutte le forze di polizia a livello nazionale, e vengono utilizzate laddove sono state utilizzate anche per interventi come questi. Ma qui sta veramente la vera contraddizione. E allora io credo, e qui voglio chiaramente allacciarmi anche a quello che è stato detto prima, sì, è vero, la prostituzione presa in sé è molto semplice da risolvere, non è così complicato come qualcuno fa credere, però crediamo che tutto quello che è avvenuto in quest'ultimo decennio, cioè il fenomeno è un fenomeno che racchiude in sé purtroppo aspetti illegali di natura diversa, che sono quelli che ovviamente in qualche modo poi portano al ragionamento della tratta degli esseri umani, che portano chiaramente all'interesse delle organizzazioni criminali per gestire ovviamente il momento illegale del fenomeno, quindi tutto ciò che è illegale diventa poi gestione, quindi dietro l'illegalità si mascherano le grandi associazioni criminali, e non è un caso se su questo sono stati fatti dati, numeri, statistiche, analisi, approfondimenti. Voglio dire, non è un caso che anche le audizioni fatte dai procuratori, ultima Pietro Grasso in ordine di tempo nel 2007 ha dato ovviamente dati significativi in tal senso, e ha parlato di cooperazione internazionale, perché non è un caso questo, perché ormai il fenomeno probabilmente, anzi sicuramente è un fenomeno che ovviamente ha molte attinenze col fenomeno immigratorio, ed è dietro questo non c'è più
Quindi metterei da parte la questione prostituzione intesa come aspetto sociale da affrontare e da risolvere attraverso politiche sociali, attraverso quindi il percorso della legalizzazione. Ma si c'erano meccanismi di tipo diverso, che sono meccanismi criminali, che sono attenzione delle grandi organizzazioni criminali internazionali su questo fenomeno, sul fenomeno illegale, sul fatto di obbligare in alcuni casi c'era la vendita proprio consensuale, pensavo ai paesi nordafricani dove le famiglie sono costrette a venderla le figlie per mandarle a prostituire nei paesi occidentali, o penso alla parte dell'est dove invece c'è l'illusione di fare chissà che cosa, attrici, mondo televisivo, mondo dello spettacolo, e poi invece ritrovarsi sotto ricatto, sotto violenza, con il passaporto che non ti danno. Queste questioni, queste sì che hanno una valenza di sicurezza pubblica e di attività di polizia, queste sì, ma non per la prima, su cui vanno scisse le due cose. Non è possibile mettere insieme le due questioni, perché altrimenti si crea quella confusione di mettere insieme binomi che in questo paese abbiamo, purtroppo, dovremmo cancellare. Immigrato uguale X, non lo cito per rispetto, immigrazione, prostituzione, uguale, tutte queste cose non servono più. Occorre dare il problema individuale in quello che è la reale sua problematicità della questione. E allora io credo, per arrivare, come per esempio è importante aggredire, e questo lo dico in maniera, aggredire i patrimoni criminali, cosa che è stata fatta anche in altre normative come quella antimafia. L'aggressione, e qui quando parlo del fenomeno illegale, quindi parlo di quel fenomeno della illegalità e quindi dove si celano dietro le associazioni criminali, lì occorre chiaramente intervenire, ma in maniera forte e radicale. Ma tutto questo può essere evitato semplicemente passando da una cultura del proibizionismo, dal proibizionismo alla vita dell'antiproibizionismo. È molto semplice. Non c'è. Voglio dire, stiamo parlando di. Io ho voluto parlare di questi due segmenti per far capire che probabilmente il secondo segmento sparisce nel momento in cui non c'è più l'illegalità, ovvero si ridimensiona, si abbassa notevolmente, si riduce, se non si azzera. Perché non c'è più il fenomeno illegale, non c'è più l'attenzione chiaramente delle grandi organizzazioni criminali ad avere, come dire, interesse dietro chiaramente un facile business, dietro una merce facilmente sostituibile. Questo è lo spartiacque che c'è dentro. E allora è chiaro che il proibizionismo porta in sé necessariamente questioni illegali, porta in sé chiaramente tutto ciò che è l'illegalità, che dentro la quale chiaramente nel proibizionismo poi, dentro quelle cose che vengono viste nella sua forma illegale, si c'erano chiaramente gli interessi delle grandi organizzazioni criminali. E quindi riduce, senza il proibizionismo non ci sarebbe più l'illegalità, emergerebbe la legalità. E qui ovviamente il problema viene affrontato in quello che ho detto all'inizio, come problema del fenomeno sociale. È in questo modo che va affrontato il problema nel momento in cui viene emerso dalla sua illegalità, come qualche duro lo vuole interpretare, attraverso un meccanismo di cultura proibizionista. Ed è vero che chiaramente gli ultimi 50 anni di storia, anche europea, anche mondiale, hanno portato attraverso una posizione di un certo tipo, ma è pur vero che ovviamente che noi dobbiamo fare in modo di considerare questo come un fenomeno sociale attraverso il quale chiaramente il passare da una cultura del proibizionismo a quello che è invece una forma legale, e qui il concetto della legalizzazione della prostituzione intesa chiaramente come il lavoro legale del sesso. Quindi come quel qualcosa che ovviamente deve essere riconosciuto come un lavoro che in qualche modo ovviamente fa eliminare del tutto ciò che dietro chiaramente si costruisce in forma illegale, che ovviamente abbiamo parlato della tratta degli esseri umani, eccetera, eccetera. E allora per concludere, io credo, vediamo fermamente, che ci sia bisogno in questo paese di un dibattito vero su questa tema. Troppo spesso, lo dico non perché me ne vogliano i parlamentari, ma troppo spesso si parla di questo tema in alcuni momenti, un momento elettorale, oppure quando c'è qualche discussione, oppure quando c'è bisogno di rialzare un po' il tono della discussione perché abbiamo bisogno di ricercare consenso, e quindi si dice il positivo e il negativo a seconda del punto di vista. Ma credo che su questo vada affrontato un dibattito sereno, tranquillo. Ci auguriamo, e ovviamente anche io condivido quello che ha detto Emiliano Conte, in questo Parlamento credo che sia abbastanza difficile affrontare un tema del genere in questo momento, ma per tante ragioni che si sono dietro tutto questo, e non è un caso che, come diceva prima anche
Gigiola Dognollo, noi risentiamo fortemente di quella che è una presenza culturale molto cattolica, che non vuol dire chiaramente che uno non debba essere cattolico, ma significa chiaramente che su questo c'è la rigidità nell'affrontare alcuni problemi attraverso steccati che ovviamente non aiutano al dibattito. E allora, e chiudo, crediamo e sono ovviamente convinto che la prostituzione, che non è un reato, non è un reato la prostituzione, vedi come immaginiamo, non è un reato la prostituzione, non deve essere considerato un fattore soltanto da reprimere, perché incide negativamente sulla sicurezza pubblica. Per noi non incide la sicurezza pubblica, perché è un fenomeno sociale e storicamente si è risolta sempre con la repressione in tal senso, ma è un fenomeno complesso da gestire in ambito di sicurezza sociale, con politiche di tipo sociale e non di sicurezza pubblica, quindi con politiche che affrontino la tematica attraverso la discussione sociale. Questo crediamo che sia, come dire, il percorso, diciamo veramente uno dei percorsi della realizzazione, ma crediamo che sia il percorso da intraprendere, senza più scorciatoie mediatiche, senza più immagini da vendere, senza più pensare che dietro questo tema ci si possono costruire, questo tema che è più in ampio raggio, il tema della sicurezza, ci si possono costruire consensi elettorali. Grazie.